Grazie mamma. Grazie mamma, perché scegli l'ecologico che nasce vegetale, riciclabile e completamente biodegradabile. Grazie mamma che pensi al mio futuro. Grazie Winnis, perché pulisci benissimo, lavi benissimo e non spendo di più. Per un mondo più pulito. La mia mamma è ecologica, la tua? Come non l'avete mai sentita, due sax e una batteria. Ok, tutti insieme. Bom digi 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 bom digi ba. Che meraviglia, non ho capito però come hai finito. Non ho proprio capito nulla. Che hai detto? Che hai detto? Che hai detto quando hai finito? Troppo difficile, troppo difficile. Senti, adesso ti presento, vi presento anche voi amici a casa, una ragazza meravigliosa. Arriva da Verona e pensa, una delle sue trisavole era la famosissima di Verona. Era di Verona? La famosissima sarà... chi sarà? Quella che stava con Romeo. Sarà Giulietta. Esatto, eccola qua la nostra Giulietta. Ma Giada, ciao, dove Daniele, sei finita? Ciao, ma cosa volevi, l'ingresso trionfale? Ah, beh, certo, ma io entra, direi sì. Ma entra, ma chi sono loro? Chi sono? Loro sono i Bus to House e ci hanno suonato una bellissima Think About the Way di Ice Mag, giusto? Ecco, tra l'altro si è unita anche alla vostra, si può dire, band, anche la Tirrito. La Tirrito. Senti, rimani qui Giada. Ma questo che, aspetta, questo è un sax però che... Questo è un sax baritono. Baritono. Invece la maestro? Tenore, sax tenore e batteria, non siamo un trio così, un po' anomalo. Un po' anomalo, però c'è anche la Tirrito che vi ha accompagnato al pianoforte. Grazie, grazie mille, io vado a conoscere naturalmente un grazie a Francesco D'Arte della regia e Thomas Tassinari è colui che dirige poi tutti i tecnici, perché qui è tutto live, caro Tonino, i camaleonti. Adesso non si fa più nulla di live, eh? È tutto... Sì, ma anche noi, sempre live, praticamente una volta si usava il playback per comodità della televisione, della regia, insomma, poi dopo ci siamo accorti che invece è più bello dal live, perché è una cosa
anche se la ripeti dopo 50 anni, deve essere sempre diversa. Quindi invece il playback è sempre tutto uguale, statico, come un computer, capito? Noi vogliamo salutare anche gli italiani all'estero attraverso questa piattaforma che ha sede a Nizza, appunto, che si chiama Italiani all'estero, e quindi ci guardano anche in Australia. Voi dovete sapere, amici italiani che siete all'estero, faccio un esempio, sì. Alcuni mesi fa è venuto da noi Memo Remigi. Sì, e mi hanno scritto dall'America, mi è arrivato un'email, che volevano il cellulare di Memo Remigi. Gliel'hai dato? Beh, certo, perché lo volevano invitare in America. Questo signore qui in America è già venuto varie volte, sì. Esattamente nel 68, 69, poi siamo stati nel 79, insomma ultimamente c'è stato l'anno scorso a settembre, alle cascate del Niagara, ah, in Canada, quindi è stata una bella esperienza. Sì. Ecco, voi dovete sapere che due stati fa si parlava spesso di commisso, un grande industriale, un grande imprenditore che si occupa delle TV in America via cavo. E lui è un calabrese che faceva il pizzaiolo, emigrato in America, poi si è laureato e oggi veramente un grande imprenditore. E spesso vi cita. Dice, ma io organizzavo le tournée dei camaleonti in America. No, lui facendo il pizzaiolo praticamente aiutava un impresario americano, italo-americano, che si chiamava Vincenzo Fragale. Fragale, sì. E praticamente lui aiutava questo Vincenzo a organizzare le cose, insomma accompagnava gli artisti per le tournée di qua e di là. E quindi ecco come è venuta fuori questa storia qua. Però, voglio dire, 50 anni fa aveva 50 anni di meno, e quindi era un giovane anche un lui, come ero anch'io. Certo. Okay. Senti Tonino, ma come nascono i camaleonti? I camaleonti nascono per una passione tua? Che ci lega tutti quanti, per la musica. La musica è stato il nostro campo di battaglia, diciamo così, la nostra passione che ci ha portato a formare questo gruppo. E da lì è stato che praticamente ci ha ascoltato in un locale di Milano che si chiamava Santa Tecla, ci ha ascoltato Adriano Celentano e Michi Del Prete e ci ha fatto incidere il primo disco. Adriano Celentano? Sì, eravamo una etichetta che si chiamava Kansas e praticamente eravamo una sottomarca del clan Celentano. Michi Del Prete aveva questa etichetta e ci ha fatto incidere. Pensa che una il figlio canzone. Viene spesso ospite di Tambur Battente Show. Ah sì? Spesso viene, tra l'altro è un ragazzo veramente in gamba, il figlio di Adriano Celentano. Sì. Invece con l'America facciamolo vedere, ecco, guardate, questo è veramente Icarus, dopo poi ci spiegherai perché, io lo so il motivo. Ecco, Matteo Cavezzali, un giornalista anche di fama, e ha scritto questo libro su un grandissimo che era Raul Gardini. Perché hai deciso di scrivere un libro su Raul Gardini? Sì, Raul Gardini è una figura che mi ha sempre affascinato fin da quando ero bambino. Poi lui è morto, che io ero proprio un ragazzino perché avevo soli 9 anni. Però era una storia che avevo sempre sentito raccontare in famiglia, dalle persone, ed era una storia che secondo me andava raccontata in una certa maniera, come appunto in un romanzo, perché è veramente una storia avvincente con dei colpi di scena incredibili. Tu stai girando l'Italia, ti stanno invitando in tutta Italia. Sto girando molto a presentarlo, tu sì. Pensavi un successo del genere? Ma così tanto non me lo aspettavo, però in effetti quelli sono anni che gli italiani hanno bisogno di, secondo me, di capire, perché lì sono successe veramente tantissime cose. Tra cui? Tra cui Tangentopoli sicuramente, però è stata la fine, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, è finito un certo modo sia di fare politica, ma anche di fare impresa, di pensare il mondo. E sono le cose di cui oggi paghiamo le conseguenze. E quindi secondo me c'è un interesse anche per questo. Beh, io devo ammettere, insomma, eravamo alcuni mesi fa, ormai quasi un anno ad Andalo, e girando per Andalo molti albergatori mi hanno parlato di te, dicendo, ma tu conosci Matteo Cavezzali perché ha scritto questo libro
di Raul Gardini, e di lì ho capito che è un grande successo per te come scrittore, come giornalista, e te lo meriti. Però adesso, insomma, la domanda sorge spontanea: lui si è suicidato o l'hanno aiutato a suicidarsi? Ecco, in molti, insomma, io appunto da ragazzino avevo sempre sentito dire l'hanno suicidato. E, diciamo che la scena che ritrova la polizia quando arriva nella stanza dove Gardini è morto è abbastanza inspiegabile, perché quando arriva la polizia addirittura non c'è più niente in quella stanza, non c'è neanche il cadavere, non c'è più neanche il cadavere, le lenzuola, le federe del letto, è stato portato via tutto, c'è solo una pistola appoggiata su un comodino, e chi l'ha da appoggiata? Cui mancano due proiettili, tra l'altro, e quindi i bossoli, tra l'altro, a distanza. Sì, la scena è completamente scompaginata, quindi diciamo che neanche, insomma, l'investigatore più bravo, il magistrato più determinato poteva riuscire a ricostruire cosa fosse successo in quella stanza, perché gli elementi non c'erano più su cui lavorare. E quindi è chiaro che il dubbio viene: che cosa è successo in quella stanza? Chi c'è passato prima che arrivasse la polizia? Perché lì veramente... Chi ha appoggiato la pistola? Chi ha messo la pistola sul comodino? E quindi ho provato a ricostruire la vita partendo anche da questo, che è uno dei grandi, credo forse il più grande dei misteri italiani, perché in quel momento Gardini era un uomo che aveva in pugno uno Stato, era capo di una vera multinazionale che andava dagli Stati Uniti, era quotata alla borsa di Chicago, e dall'altra parte aveva terreni in Unione Sovietica grandi due volte la Puglia. Quindi anche in Argentina. In Sud America moltissimo, certo. Senti, ma tu hai il titolo, tra l'altro, insomma, Icarus, cioè quello, forse sì. Lui voleva volare troppo vicino. Sì, io ho voluto chiamarlo Icarus, ascesa e caduta di Raul Gardini, perché lui è in qualche modo un moderno Icaro. Lui ha voluto volare dove non era possibile, non era consentito volare, perché voleva fare cose che non erano in quel momento possibili. Qualcuno davano dice Gardini come Mattei. Sì, hanno delle coincidenze queste due storie. Tra l'altro Gardini arriva nella sua posizione, diciamo, le coincidenze sono molte. Una è quella di dare fastidio alle sette sorelle, perché lui aveva investito moltissimo sulle energie rinnovabili negli anni 80, in cui in era veramente una cosa fuori dagli schemi, quasi impensabile. Gli anni 80 erano proprio gli anni del consumismo, della... e questo dava molto fastidio alle sette sorelle, e sappiamo per certo che nella morte di Mattei le sette sorelle hanno avuto un ruolo determinante. Quindi non è peregrino questo è un grande parallelo. Successo letterario. Poi dopo ti farò una domanda, perché c'è una cosa che mi frulla per la testa. Però credeva nell'Europa Gardini? Gardini sì, credeva molto nell'Europa, anzi stava riuscendo a farsi appoggiare dall'Europa molti progetti proprio sulle energie rinnovabili che in Italia non erano stati completamente ignorati. Sì, perché lui diceva ignorati. Che in Italia c'era troppa burocrazia e non riusciva... E la beffa fu che in Europa a tradire questo progetto fu proprio una corrente di italiani. Capitanata in quel caso da persone vicine al gruppo Fiat, che ovviamente non voleva che le benzine verdi potessero entrare. In Brasile il suo progetto si è avverato. In Brasile. Esatto, in Brasile. Una voce per l'Europa, cara Giada, una voce per l'Europa, ma tu. Finalista, tu giusto? Sai tutto, una voce per l'Europa è una grande manifestazione a livello europeo, esatto. Internazionale, tra l'altro una voce per l'Europa è diciamo organizzata dalla 920 e che esatto. Abbiamo qui questa e sera. Questa sera abbiamo Giulia Sofì, che è stata una delle finaliste in gara, giusto? Sì, lei arriva da Torino. Io arrivo da un paesino vicino a Torino. Che si chiama? Che si chiama Santiago. È all'esatta metà tra Torino e Milano. E sono stata catapultata sul palco di Una Voce per l'Europa. Com'è stata l'emozione?
emozione. È stata grandissima perché non mi aspettavo assolutamente di arrivare in finale, grazie. Ma non è vero, ma c'erano tanti ragazzi veramente bravi, e grazie anche alla Paola Bedei, che è stata colei che mi ha canalizzato in questo circuito meraviglioso, ho avuto questa opportunità. Quindi ricordiamo anche l'avvocato Costa, Roberto e Selenia. Allora, che cosa ci canti? Questa sera canto un brano di Etta James che si chiama Something's Got a Hold on Me. Beh, bellissima canzone. Poi lei ha un grande carisma, cara Giada. Sì, molto. Oh, sometimes I got a good feeling, eh? I got a feeling that I never, 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 never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that I'm ready to believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, try. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Surprising, I got a brand new world. It even sounds sweeter when I'm so, cause it all. Oh, 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 I said a thing that it must be the love. You know it must be love. Let me tell you now, something's got a hold on me, yeah, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I've never felt like this before. Something's got a hold on me, it won't let go. Believe I die if I only curl. I shall feel strange when I shall feel good. I said, oh, 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 hey, oh, I said, oh, baby, oh, it must be love. You know it must be love. Let me tell you now, my heart feels it. I feel this light. I shake it all over, but I feel all right. I never felt like this before. Something's got a hold of me, it won't let go. I never thought it could happen to me. God, I'm behaving when I'm misery. I never thought it could be this way. Looks good, I put a hurting heart on me. I said, oh, 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 oh. I said, oh, baby, oh, it must be love. Da molto tempo questa stanza ha le persiane chiuse, non entra più luce qui dentro, il sole è uno straniero. C'è più. L'orologio della piazza
ha battuto la sua ora. È tempo di aspettarti, è tempo che ritorni. Lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. Il vuoto della vita è grande come il mare. Da quando se n'è andata, io non l'ho vista più. E lei che mi manca, e lei che non c'è più. L'orologio della piazza ha perso la speranza. Io no che non l'ho persa, io aspetto che ritorni. Lo sento, sei vicina, è l'ora dell'amore. È l'ora dell'amore. È l'ora dell'amore. Ma bravissimo Tonino. Tonino. Allora, tu devi capire, Giada, che adesso tu sei giovanissima, non hai l'età mia di Tonino. Ma che? Allora, prova Tonino le prime note. Allora, tu devi sapere che ci sono dei pezzi che sono immortali, no? Che basta sentire le prime note e già sai... Tu questa l'avevi, sinceramente? L'avevo sentita, sinceramente. Non sapevi che erano i Camaleonti. Adesso, da questa sera, grazie a Tambur Battente Show, sai che questo è un brano. Certo. Mitico dei Camaleonti. Fammi sentire ancora l'inizio, Tonino. Ecco, appena parte la riconosci. Certo. Questo è un brano del Tonino. Questo è del 67. 67. Ah, e avete già 50 anni, giusto? Mi dicevi. No, non dirglielo. Beh, insomma. Di storia. Sì, insomma. Di storia. Sì, ma è un ragazzino. No, beh, Tonino. Lui assolutamente. No, nel senso che avevo già questa età. No. Sì. E quante volte tu sei stato a Sanremo con i Camaleonti? Cinque volte. E perché i nomi Camaleonti? Vabbè, forse perché cambiare spesso. Camaleonti perché si adattavano a ogni tipo di pubblico, cioè allora c'erano tanti generi musicali, no? Mm-hmm. Chi chiedeva il valzer, chi chiedeva il twist, chi chiedeva il rock and roll, chi chiedeva il cha-cha-cha, insomma, e da come si cambiava musica, il camaleonte cambia colore. Certo, vi adattavate ad ogni gusto. È nata così. Poi era di moda dare, dopo i Beatles, che erano gli scarafaggi inglesi. Sì. Ah, ecco, esatto. Sono venuti tanti gruppi con i nomi di animali, insomma. Ecco. Tonino, adesso lanciamo la pubblicità degli amici di Orogel, fra poco. Orogel. In Italia siamo così abituati alla meraviglia che a volte non la notiamo, quando in realtà è ovunque, anche nei campi, dove Orogel coltiva da sempre le verdure migliori, che diventano virtù di zuppa Orogel, con cereali, legumi e tutta la bontà naturale delle migliori verdure scelte, pronte in pochi minuti per soddisfare ogni giorno la tua voglia di benessere. Virtù di zuppa Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso. A Tambur Battente si parla con la gente, è un fuoco che ci prende e poi ci porta via. A Tambur Battente noi si parla con la gente,
è un fuoco che ci prende e poi ci porta via, lontano, lontano. Ecco, la signorina Tirrito, piuttosto di uscire la sera col fidanzato, andare al cinema, a cena, lei sta in casa, a scrivere, sta in casa, nella mia soffitta, come, nella sua soffitta, come Giacomo, esatto. Puccini, vero. Ecco, sta lì visto al freddo, capito, non ha poche non cose da... Non da... ho vita sociale. Non ha vita proprio. Sociale e fa i gingolini per Tambur Battente. Ecco, bellissimo. Grazie Tirrito. Allora, professor Baravelli, diceva la Tirrito adesso parla con la gente, ma oggi chi parla con la gente? Sono in pochi a parlare con la gente. Parlano attraverso degli strumenti di comunicazione che non è la comunicazione diretta. È cambiata molto la politica. E studiare il cambiamento è una delle sfide degli studiosi. Ecco, ricordiamo, Andrea, che tu lavori, sei un professore e tra l'altro oggi fai attività di ricerca presso l'Università di Ferrara. E voglio ricordare che alcuni anni, l'anno scorso, se ben ricordo, alcune tue tracce sono state utilizzate dal Ministero dell'Istruzione per i maturandi, giusto? Sì, la maturità di quest'anno. La maturità di quest'anno ha avuto talmente tanto successo che il Ministero ha deciso di togliere la traccia di storia, quindi non so se sia una grande sciocchezza. È una grande sciocchezza. Sì, lo penso anch'io. È una grande sciocchezza. Questo è un paese che ha un enorme bisogno di riflettere su se stesso e su quello che è stato. Togliere la traccia di storia con la motivazione che non la faceva nessuno, la facevano in pochi, è comunque un messaggio, secondo me, pessimo per questo paese. Al di là del fatto che io sono l'ultimo, a quanto pare, a avere dato questa una di queste torniamo tracce. Un attimo ai social. Io ho saputo proprio ieri che in America, oltre le piste ciclabili, sai che oggi si sta col cellulare e si cammina guardando il cellulare, e hanno fatto vicino le piste ciclabili delle piste per quelli che camminano col cellulare. Sì, è una cosa che fa riflettere. Fa riflettere anche perché il cellulare ha permesso ai social di invadere la nostra vita in qualsiasi momento. Che si provi a portarsi un computer portatile in giro allo stesso modo in cui si fa con un cellulare. Questa cosa non solo ci cambia permanentemente, ma cambia, e questi sono studi degli ultimi anni, cambia anche in maniera molto, molto precisa il nostro modo di intendere la politica e lo spazio pubblico. Non ci si parla più. Non ci si parla più. Il mondo invece voi ci si è chiusi. Paradossalmente il cellulare e i social che sono legati al cellulare finiscono per chiuderci in tante piccole bolle sempre più strette. Senti, tu lavori, ripeto, nel Dipartimento di Studi Umanistici, sezione di Storia e Scienze dell'Antichità. Ci sono stati altri periodi nell'antichità in cui proprio la gente non si parlava? No, la gente si è sempre parlata. Io ho lavorato sui mezzi di comunicazione di massa e mi sono occupato di propaganda. Possiamo dire che ci sono stati periodi in cui non si poteva parlare e la gente ha trovato modo di parlare ugualmente. Sotto il regime di Stalin, per esempio, l'unico modo con cui i sovietici, la gente comune, aveva per poter criticare il regime erano le barzellette. Ah, ecco. Anche in Italia, durante il regime fascista, tant'è che le carte dell'Archivio Centrale dello Stato, quelle che riguardano la segreteria particolare del Duce, sono piene di delazioni su Tizio, Caio, l'ho sentito che in piazza raccontava questa barzelletta, e quindi il regime monitorava con grande attenzione. E in Germania? Germania, sì, allo stesso modo. Senti, ma non ti preoccupa, adesso senza scendere in politica, insomma, no, adesso, la politica è il pane quotidiano, non ti preoccupa un po' questa, un po' come è successo, dato che tu insegni storia, in Germania negli anni... Negli anni tra le due guerre mondiali. Il sociale che si unì poi in qualche modo alla destra. Allora, ci sono tante analogie. Se volessimo partire dalla grande crisi economica che abbiamo vissuto dal 2008 in avanti, da cui non ci siamo mai ripresi, che ha analogie molto strette con la grande crisi del 1929. Ma soprattutto non è tanto la crisi economica quanto la reazione sociale che produce.
In Germania quella reazione fu una reazione di richiesta spasmodica di sicurezza, e la ricerca di sicurezza venne trovata nella comunità chiusa, in una mitica ricerca di una comunità originaria pura da elementi che appunto impuri sono perfetti per produrre il capo espiatorio. Anche oggi succede anche questo. Anche oggi le analogie sono molto evidenti. Senti, Papa Francesco, che come lo sistemiamo? Papa Francesco, la Chiesa Cattolica indubbiamente rappresenta un'agenzia morale che ancora oggi è capace di produrre valori importanti. Il problema vero è che anche la Chiesa deve fare i conti con una secolarizzazione interna alla sua stessa comunità. E questo è un grosso problema. Sfido un pochino tutti a chiedersi quanti cattolici sono, chiacchierando tra di loro, sono disposti ad ammettere che Papa Francesco ha ragione sull'immigrazione e su tutta una serie di temi. Credo che uno delle cose deleterie di quello che dicevamo prima, di un mondo ormai dominato dai social, sia anche quello di favorire il costruirsi dei propri religioni personali, propri mondi personali, proprie politiche personali. Questo è il guaio, certo. È questo. Dopo torniamo su questo argomento. Adesso vi presento, anche agli amici a casa, due ragazze bellissime. Io pensavo arrivassero da Venezia, già mi stavo pensando, no? Tra l'altro Venezia è legata in qualche modo a Raul Gardini, certo. Perché aveva acquistato questa casa disabitata per anni, perché i veneziani dicevano che portava maledetta, e aveva una storia che poi si è sfortunatamente poi avverata nuovamente, e poi anche la grande avventura del Moro di Venezia aveva un legame, certo, lo racconti tu, esatto. Nel senso che questi operai che stavano mettendo a posto gli stucchi di questa casa, a un certo punto si misero a pranzare, e Gardini arrivò e disse: io sono solo soletto, mangio con voi, no? Esatto, fecero in qualche modo, si avvicinò a loro e loro gli dissero, uno di loro aveva questa porta pranzo di un colore rosso e disse: bello, devo fare una barca, mi piacerebbe farla di quel colore, e dice: me ne lasci qui, io voglio prendere il campione. E lì nuovamente gli dissero: ma guardi che quel rosso, il rosso nelle barche non si usa perché porta sfortuna. E lui disse: perfetto, allora questo sarà il rosso del Moro di Venezia. Fantastico. Allora, adesso andiamo, però loro non abitano a Venezia, sono rimasto niente. Malissimo. Abitano, è bella anche Mestre, però è più una città industriale. Io ho due bellissime ragazze, Hermes Tazzari qua che sta impazzando con la macchina fotografica, però loro abitano a Mestre. Vabbè, salutiamo tutti gli amici di Mestre. Sono venete proprio come me, Daniele. Come siete corregionali. Esatto. E chi sono queste sono due? Sono Eta Naccari e Giulia Bazzoler. Al pianoforte, lei questa e voce, lei... una voce Lirica. Particolare, non sei soprano, sì. Ma... Sono un soprano falconi in realtà, che è una specialità di soprano. E che vuol dire? Una sorta di incrocio tra il mezzo soprano e il soprano, una voce ancora di mezzo. Una cosa ancora più particolare allora. Esatto. E a Tambur Battente Show salutiamo tutti gli amici di Mestre, stavo scherzando. Tiene allegro questo cuore.
sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto, canto per me. Capito, buonasera. Signorina Tirito è minimalista. Signorina Tirito, che tra l'altro è nominata e battezzata questa sera da me, Mago Eldin, tappetina. La tua tappetina, la di tua tambur battente, tappetina, anche personale. Perché sono bassa, però in realtà faccio tappetina. In senso buono, tappetina perché fai tappetini. Queste sono le, allora, queste sono le carte. Intanto, bentrovati, come state? Bene. Ci hanno scritto in tanti, devo dire la verità che questa settimana mi hanno chiesto di svelare un trucco magico in modo tale che a casa possono ripetere un gioco di magia e divertire e i parenti. Guarda, io ti voglio invece dare un'altra notizia. Roberto, che abita a Firenze, che è il direttore di Una Voce per l'Europa, ha fatto un conteggio attraverso i dati Auditel ufficiali di tutte le TV collegate. Salutiamo tutti gli editori, salutiamo anche gli amici di Telecapodistria, e abbiamo dei dati ufficiali Auditel molto molto alti, poi li comunicheremo ufficialmente. E quando... di questo noi facciamo un plauso ai nostri telespettatori. Grazie. Allora, andiamo, procediamo con un gioco di magia. Allora, io, Giada, tu sei sempre la mia cavia, faccio vedere sia in camera che anche a te, ecco qua, 52 carte. Ok? Sì. Semplicemente mi dici stop quando vuoi tu. Stop. Va bene qui? Va prendi bene la carta, falla vedere in camera, a me non la far vedere. Sì, in camera. Fatto? Sì. Rimettiamo la carta nel mazzo così, perfetto. Perfetto. Tienila sempre a mente, ricordati sempre la carta e facciamo un taglio. Sei già così. No, dai. Cerca di ricordarla. Mischiamo le carte in questo modo e riponiamo, adesso la carta è dispersa nel mazzo, riponiamo il mazzo all'interno dell'astuccio. Attenzione, guardate che cosa succede. Magicamente, solo con un piccolo tocco magico, abbiamo due effetti, il ritrovamento della carta e la levitazione del 3 di cuori. Era proprio quella la carta. Sì, sì, benissimo. Era il 3 di cuori, era giusto. Bene, adesso sveliamo velocemente il trucco, così possono farlo tranquillamente a casa. Allora, il mazzo naturalmente è un mazzo di carte normali, sono 52 carte, una diversa dall'altra, potete prendere un mazzo di carte che, per giocare a scopa o anche da poker vanno bene. Stai attenta, Gianni. L'astuccio viene truccato in questo modo, ecco Francesco dalla regia, se vado sul particolare viene tagliato in questo modo l'astuccio. Che cosa succede? Quindi ha questa fessura qui, ok? Quando si fa scegliere la carta allo spettatore, si deve cercare di tenerla sempre in cima. Allora, mettiamo il caso che Giada ha riscelto nuovamente il 3. Basta tenerlo in cima. Io ho mischiato sì le carte, però ho fatto un falso miscuglio. Lo possiamo fare in questo modo, mischiare le carte, ma tenere sempre la carta in cima. Esatto. Che cosa succede? Che quando si va a riporre il mazzo all'interno dell'astuccio, basta semplicemente fare questo, perché è la carta in cima che sale ed ecco la levitazione. Ecco. La levitazione. Con questo gioco potete voi diventare dei bravi prestigiatori. Prossima settimana ce ne sarà un altro.
grazie. Grazie, mago, allora. Grazie, adesso lo farai vedere al tuo fidanzato. Sì. Allora. Io questo lo devo dire, Tonino, perché viviamo, Andrea, viviamo in un momento, prima lo dicevi tu, dove gli egoismi, no, sono la... Però ci sono, oppure non vengono fuori, diciamo, le notizie dove invece l'altruismo è sempre così, certo, no? Certo. L'altruismo non fa notizie. Adesso io so che Paolo si arrabbierà perché non ha piacere che io lo dica. Paolo è primario, è infettivologo, perché poi dopo lui dovrà lanciare anche alcuni appelli, perché l'AIDS c'è ancora, la sieropositività c'è ancora, e quindi non ne parlano più nessuno perché oggi fanno notizie altre cose. Ma lui, alcuni anni fa, stanco di vedere sforacchiare il fegato di alcuni suoi pazienti, ha deciso di donare, e poi allora costava 72.000 euro, un apparecchio per evitare, cioè proprio di tasca sua, ha tirato fuori i soldi e ha detto: senti, lo prendo, lo pago e chi si è visto, si è visto. È vero o non è vero? Sì. Cioè tu prima usavi l'ago... Sì, per fare una biopsia epatica, cioè per capire che qual era la malattia del fegato di una persona, soprattutto di malattie croniche, bisognava utilizzare un ago lungo diversi centimetri piuttosto spesso, e anche se con un'anestesia locale, che però non era mai sufficiente, andare appunto a forare in profondità questo fegato per poter estrarre poi un frustolo da poter esaminare col microscopio. E quindi tu hai regalato questa macchina che evita, diciamo... Sì, io venni a conoscenza di questa nuova tecnologia nel 2011-2012, parlai con dei colleghi che per primi in Italia l'avevano utilizzato, e mi convinsi che era valido, e soprattutto dopo nel tempo mostrò la sua validità, perché nell'utilizzo di nuove terapie che poi vennero fuori in seguito per l'epatite, lo Stato, per poter concedere queste terapie che allora erano molto costose, richiedeva un esame o la biopsia o il fibroscan, e in Romagna il fibroscan che avevo era l'unico che c'era, e quindi questo ha avuto anche un ruolo che inizialmente non avevo preventivato e che poi si è rivelato invece molto importante. Bravo Paolo. Adesso invece parliamo un attimo dell'AIDS, perché anche qui le notizie, Andrea, sono... Oggi si parla soprattutto, ci sono tanti programmi che parlano di omicidi, che parlano, no? A volte anche a dismisura, ma però non si parla più di AIDS, sì, per AIDS esempio. AIDS è un, a parte quello che è stato, cioè un'emergenza mondiale, e che a parte il fatto che in diverse aree del globo continua a crescere in modo importante, tutto il mondo, il sud del mondo, e in questo momento la vera emergenza è l'est, soprattutto dell'Europa. Quindi la Russia. La Russia, l'Ucraina, la Moldavia, la Romania sono le bombe che stanno esplodendo, perché con la caduta del muro di Berlino c'è stato un incremento dei rapporti, e quindi degli scambi purtroppo anche di droga, di sesso, e quindi la vera emergenza in questo momento è l'Est Europa. Senti, ma tu prima mi dicevi, prima di iniziare il programma, mi dicevi che esiste oggi una terapia che, se per caso qualcuno avesse un dubbio... Sì, innanzitutto va precisato che ora l'AIDS si tratta soprattutto nel mondo occidentale, perché il mondo occidentale ha i mezzi per potersi permettere di pagare le terapie gratuitamente alle persone. Quanto costa una terapia? In media? Sì. In media costa sugli 8.000 euro all'anno. Che è a carico naturalmente del sistema sanitario. Che è a carico completamente nazionale. Del sistema. Sono dei risultati positivi? Assolutamente sì. Cioè il 90% in media in Italia delle persone non hanno più il virus nel sangue, e quindi non hanno più il virus nello sperma, e quindi non hanno più il virus in vagina, non hanno più il virus nelle urine, chi naturalmente fa la terapia. Poi purtroppo c'è una grossa fetta che ancora si ritiene intorno al 25-30% di persone che sono sieropositive e non lo sanno o non lo vogliono sapere. Quali sono i sintomi della sieropositività?
I sintomi sono quelli di una persona che perde progressivamente le sue difese immunitarie, quindi si ammala più spesso. Certe infezioni strane come l'esofagite della candida che nella lingua che diventa tutta bianca, la neurotoxoplasmosi, cioè cose tutte, la polmonite da pneumocisti sirioveci, cioè che sono polmoniti strane che noi infettivologi conosciamo bene. Sono quadri molto gravi e sono quadri che però arrivano solo nella fase terminale, quando già la semplice sieropositività è già diventata AIDS e quindi vuol dire un intervallo intorno ai 6-10 anni dal momento in cui ti infetti. Tante volte nelle prime fasi la sieropositività è assolutamente asintomatica. Senti Paolo, ma oggi basta andare in farmacia a prendere, c'è un test, no? Certo, che si può fare tranquillamente rapidi. A casa. Ci sono i test rapidi che sono molto importanti perché danno subito una prima così avvertenza, poi devono essere confermati all'interno dell'ospedale, di un laboratorio ospedaliero o accreditato e confermato da uno specialista. Ti faccio una domanda personale, puoi appellarti al quinto emendamento? Lo diciamo agli amici a casa perché è giusto anche testimoniare i nostri valori, no? Colui che vi parla, io per esempio sono un cattolico praticante, lo sei anche tu. In questo caso la Chiesa dice no agli anticoncezionali, al preservativo, insomma, chiamiamolo in maniera... Ecco, tu da cattolico e da medico che ti occupi di questo settore... Io come medico privilegio la difesa dall'HIV, quindi tutti i mezzi che possono aiutare a fare in modo che la persona non si infetti sono validi. Occorre però non precisare, cioè nel senso che ad esempio noi tante volte facciamo counseling, cosa vuol dire counseling? Cioè parliamo con le persone proprio di queste cose. Vedi dei preservativi che li tengono nell'auto, nel cassetto dell'auto, nel portafoglio, quando li tirano fuori si disgregano e poi c'è anche una cultura del profilattico, ok? E il profilattico va utilizzato sempre, non solo nella fase finale, ma nell'approccio, c'è anche una cultura del profilattico che bisogna aiutare la gente a capire. E poi c'è questa nuova, secondo me è il caso di dirlo, soprattutto per le persone che fanno uomini che fanno sesso con uomini, la possibilità di fare questa prevenzione attualmente farmacologica, cioè attraverso questo farmaco che attualmente in Italia è ancora a pagamento con ricetta fatta dal medico. Però entro le 12 ore da un rapporto sessuale X, cioè stiamo parlando di rapporti sessuali non in una coppia omosessuale stabile, ma in rapporti occasionali, nell'eventualità che quel rapporto occasionale sia con una persona di cui non sai lo stato di sieropositività, la possibilità preventivamente e successivamente per due volte successive di poter prevenire la trasmissione dell'HIV. Sì, un farmaco, sì. Che è a carico del sistema sanitario? No, il paziente se lo paga, costa 70 euro. Si invita, noi abbiamo avviato, come in tutta Italia, un'attività ambulatoriale volta al fatto appunto che non basta prendere una compressa e stop, devi prendere la compressa e devi fare anche il test, prima e dopo. Matteo, senti, prima la domanda che ti volevo fare prima è questa: come mai in Italia, a proposito di programmi che parlano del femminicidio, ma ne parlano in maniera anche quando i bambini al pomeriggio stanno studiando, cioè c'è questa, e non si è mai parlato di Gardini, cioè non hanno mai studiato il caso Gardini. Tu sei uno dei primi. Ma allora, io ti parlo anche a livello televisivo.
Sì, lì c'è stato, c'è stata una lacuna. un po' in quel momento lì la priorità era chiudere il processo di Tangentopoli di Mani Pulite. Sì. E quindi questa cosa fu quasi un fulmine a ciel sereno che poi subito si cercò di dimenticare. E poi è forse anche una ferita ancora aperta e quindi si tende a non parlarne, però girando l'Italia vedo che invece quello è un periodo della storia italiana che interessa molto, perché lì sono cambiate delle cose in quel momento lì. E adesso tra l'altro mi fa piacere che anche diverse case di produzione cinematografiche, insomma, si siano interessate a questo libro, a questa storia, perché è una vicenda che effettivamente racchiude un po' i misteri di questo paese. Capendo quella, probabilmente si riesce a capire molto di più, perché veramente quello lì fu un nodo. Prima citava il professore come è cambiato il mondo dalla caduta del muro di Berlino, e questo anche ha avuto un riflesso in questa vicenda, perché quando è caduto il muro di Berlino anche quello è stato uno dei là che ha dato il via a questo processo, perché poi le tangenti in Italia si erano sempre pagate. Ecco, Craxi nel processo disse molte cose, non precise, ma una grande verità la disse, cioè le tangenti in Italia si pagavano da quando io portavo i pantaloncini alla Zuava, no? Disse durante il processo, cioè si erano sempre pagate, però in quel momento lì se ne poteva parlare, e adesso nuovamente invece sembra che questo crei difficoltà. Tra l'altro legate alla storia di Tangentopoli sono morte tantissime persone. Cagliari, per esempio. Ci sono almeno 5 morti sospette collegate tra loro, e quella è una pista, insomma, nera, secondo me ancora che vale la pena seguire. E vedo che è molto interessato. Andrea, qual è oggi, siamo in chiusura, il nuovo fascismo e il nuovo nazismo? Bella domanda. Io credo che il nuovo totalitarismo, vale a dire ciò che impedisce di pensare e di produrre un ragionamento libero e indipendente, sia l'insieme dei dati che ci vengono estorti e vengono riutilizzati. È un qualcosa di cui noi ci liberiamo troppo facilmente. Non abbiamo coscienza di quanto contano i nostri dati, di quanto contano le nostre informazioni personali. Credo che lo scandalo in America della grande agenzia di Big Data, che ha influenzato in maniera decisiva la campagna elettorale americana di Trump, sia uno scandalo rivelatore di quelli che sono i rischi del... Quindi si amplifica. Ma noi non ci rendiamo conto che veniamo sezionati nelle più piccole nostre conoscenze, nelle nostre decisioni, e influenzati nelle decisioni. Con un atto all'apparenza innocente come dare il nostro nome e cognome, le nostre preferenze musicali, è un qualcosa che dovrebbe appartenere ai singoli, e ci liberiamo con enorme facilità, e quello è il nuovo fascismo. Noi siamo in chiusura, Giadina, ci sei? Sì, allora da Verona, qui brava Giada, salutiamo quindi la signorina Tirrito, salutiamo Francesco Dardi in regia e Thomas Tassinari responsabile dell'audio, delle luci, insomma è tutto live, e i ragazzi ci salutano con un altro brano, giusto? Esatto, con un mix di brani, ovvero Prayer Sea e Animals, giusto? Giustissimo. Eccoli. Bene. Qua, e loro sono? Loro sono i Brass to House. Come mai Giada ti eri dimenticata? Perché alla prossima, mi hanno confusa. Che Dio vi benedica.
Vai grossa! Tutti insieme, sulle mani, ci divertiamo!